Buonasera, saluti, bentrovati. Siamo qui per l'ennesima serata dedicata alle letture di Amedeo Maiuri. Con noi ci sono gli organizzatori, il professore Mauro e il dottor Adorone e Vanacore. E ne approfittiamo, prima ancora, tra pochi minuti inizieranno la lettura, per offrire in anteprima di Umberto Pappalardo, il professore di archeologia, professore emerito di archeologia, con un ultimo e recentissimo articolo comparso su Cronache Ercolanensi, che uscirà a dicembre. Ci permettiamo di offrirlo e soprattutto di complimentarci con loro per queste letture accurate e appassionate fatte da diverse personalità che ci fanno conoscere ancora più questa... Prego, professore. Ma io non sono professore, io sono solamente un appassionato. L'obiettivo e le motivazioni di questa serie di letture. L'obiettivo è questo. A casa di un'amica io ho trovato questo libro, che poi non è un libro, diciamo, fatto da Maiuri. È un libro fatto dagli amici di Maiuri in occasione della sua andata in pensione. Dall'Egeo al Tirreno. Dall'Egeo al Tirreno. Ed è splendido. È nell'Egeo che si fa le ossa, in quanto all'isola di Rodi, l'ospedale, il lavoro fatto nei primissimi anni, siamo nel 1936, 38, 42. E allora, come è un libro fatto dagli amici in occasione della sua andata in pensione, non è che se ne trovano. Stava in una biblioteca di una nostra paesana, perché il papà era un estimatore di Maiuri, in quanto come medico, diciamo, militare, è stato a Creta, e certamente a Creta ha saputo le notizie che c'erano questi archeologi italiani, non solo Maiuri ma anche altri, che facevano lì il loro tirocinio. Ed è un libro che io ho letto 5 volte, per la verità, perché così mi appassiona, almeno mi fa appassionare, perché qua ho trovato tutto, saggistico, storia e anche poesia, anche la poesia. Molti sui brani sono delle poesie. Per cui abbiamo deciso con Antonio, che poi mi aiuta in questo perché è esperto, di farlo qui, senza preoccuparci se avremmo avuto pubblico. E invece non interessa, il pubblico c'è stato. I venerdì sono stati tanti. È una piacevole oretta che trascorre quasi rapidamente. Ma Antonio, ci vuoi presentare la serata di stasera, 12 ottobre? Allora, come è nella consulenza? Chi sarà a leggere? Allora, adesso questa sera leggeranno la professoressa Rosa Domestico e la figlia del dottore Celentano, Maria Laura Celentano. Praticamente che sono lettori che cambiano di volta in volta. Cambiano di volta in volta, e poi soprattutto cambia il loro mestiere, cambia, cioè la loro prestazione. Noi abbiamo puntato a far leggere noi Maiuri anche a personalità che non sono di studenti. Diversa provenienza, che non siano questa è un'ottima idea. Questo è perché vogliamo che Maiuri, da questo libro in poi, arrivi a tutti, cioè che la gente capisca che Maiuri non è soltanto un archeologo specialista che scrive in maniera molto setta, molto specialistica, ma che sia una lettura anche piacevole, una lettura semplice che fa appassionare e fa amare. Le passeggiate in campagna, le sue escursioni a Capri, a Sorrento, quindi dall'Egeo, bellissimo questo, dall'Egeo al Tirreno già dice tutto. Poi abbiamo previsto che la dottoressa Budette ci farà un intervento proprio sul territorio, visto che lei comunque da 24 anni segue il territorio, lei farà specificamente un intervento sulle passeggiate di Sorrentino e Maiuri. E questo quando? Questo è il 19 ottobre. Il giorno dopo il professor Osanna, per una questione di impegni. Quindi il professor Osanna farà una panoramica su Maiuri, quello che è stato fatto, fino ai giorni suoi oggi, che quello che è stato scavato, la Regia Quinta degli ultimi mesi che è stata scavata. E la dottoressa Budette invece ci farà questa panoramica generale su Maiuri fino a oggi. Quindi un ciclo di conversazioni, un ciclo di letture, ma anche con degli esperti e dei grandissimi esperti della nostra zona archeologica. Massimo Sanna, direttore del Parco Archeologico di Pompei, e Tommasino Budetta del Museo Giorgio Valdini. È stata pure la dottoressa Perrizza, qui ho scavato nel 2016 alla Villa del Capo di Sorrento, lei ha presentato, ha letto il capitolo di Ercolano, però lei anche lei si sa che scava da tantissimi anni in un'università Humboldt di Berlino a Sorrento, al Capo di Sorrento. Infatti ha portato a galla delle grandi novità. I nostri auguri, i nostri complimenti. Grazie di essere venuti. Grazie di essere venuti.
ci aggiorneremo nelle prossime sessioni. Certamente, grazie.